pubblica, grazie. Siete in proprietà privata, dovete andare fuori dalla proprietà privata, grazie. Scusa? No, non dovete capisce, uscire, non dovete uscire. Michele, per favore, sei in proprietà privata, devi andare nella... No, sei in proprietà signora privata. Non può toccarmi. Io non ti sto toccando. No, lei che sta toccando, lei è sulla proprietà privata, signor carabiniere. Vuoi capirla? Fuori da qui. È stato invitato ad andarsene fuori. Braccio forte, per favore. Non devono passare, lungo il braccio. Non ci toccano, non devono passare. Fuori, per favore. Siete in proprietà privata. Fuori. Voi non avete nessun diritto, non avete nessun documento. Non avete giurisdizione sulla proprietà privata. Siete stati invitati a uscire. Avete un mandato? Avete un mandato? Non avete nessun mandato per controllare. Cosa state controllando? Non dovete controllare. Non siete in strada, siete in un posto privato, quindi chiuso. Privato e chiuso. Senza autorizzazione, senza documento, senza niente, identificazione, armati, senza autorizzazione, armati sono proprietà privata. Armati in un posto privato, dovete uscire, avete fatto anche troppo, avete esagerato, via, andate a Roncegno per favore. Fuori dalla mia proprietà privata, fuori, avanziamo per favore. No, chiama i vigili che vengono a cacciare questi intrusi che non c'entrano niente. No. Questo è Michele, per favore. Michele, per favore. Non scherziamo. Ma se l'ha toccata lei per prima, ha filmato, cosa parla? L'ha toccata lei perché voleva entrare. Ma cosa sta dicendo? È filmato. Io non sto. Ma stia zitto, cosa sta dicendo? L'ha toccata lei per prima. È sulla proprietà privata, deve andare fuori dalle scatole, per piacere. Monica, l'ho vista io e filmata. Perché voleva controllare un documento di un signore. L'ho vista io e anche la telecamera. Certo che l'ha toccata e anche spinta. Sì che sono sicuro. Michele, per favore. Michele, per favore, vai fuori dalla mia proprietà privata. Per favore. Per favore, vai via dalla mia proprietà. Io non ti sto toccando. Fuori. Fuori. Allora, voi dovete fuori, fare il vostro lavoro fuori. Lei mi guarda con tono minaccioso, ma non mi fa paura. Fuori. Non capisce l'italiano? Non capisce l'italiano. Siete armati, non potete stare armati qua, non ve lo potete permettere, siete tutti e due armati, state facendo un'infrazione, voi la state facendo un'infrazione, voi state, non state rispettando la legge, fuori dalla mia proprietà, andate via dalla mia proprietà. Tanto Monica, loro possono avranno un servizio fino a mezzanotte, sono abituati a non fare niente, stanno qui fino a mezzanotte, poi dopo vedrai 5 minuti prima di chiudere il servizio, scappano e come per andare a casa. Per colpa vostra, ma chi vuole convincere? Voi state facendo delle cose che non sono, stanno in cerca. No, non la conosco, anzi non ha neanche piacere di conoscerla. Cortesemente di uscire, ti sto chiedendo Michele cortesemente di uscire, perché non mi hai fatto vedere il documento, io non so chi sei, io so che ti chiami Michele e basta, perché non ho avuto nessun documento di riconoscimento nei vostri confronti, quindi dovete uscire dalla mia proprietà. Nessun documento di riconoscimento, per me non siete nessuno, perché non ho avuto nessun cartellino. Bravi! L'hanno capita! Finalmente, fuori! Urrà! Vergogna! La gente come noi non muore mai. Sono nei passaggi pedonali.
Hai tutti i passaggio pedonale. Mi avete fatto perdere tempo, passaggio pedonale. Passaggio, siamo sulle strisce. Passiamo nelle strisce. Prego, accomodatevi, accomodatevi, prego, che tanto le infrazioni le avete fatte, prego, andate, 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 andate ancora, andate, ma non andate dai delinquenti, non andate a prendere i delinquenti spacciatori che ammazzano le donne e le violentano, venite da me che sto lavorando a distruggere la mia attività, venite. Monica, ti devo abbracciare. Andate, vergognatevi, vergognatevi, guardatevi allo specchio stanotte, guardatevi allo specchio e pensate cosa state facendo, mi state distruggendo, vi dovete vergognare perché voi non siete degni di quella divisa, non vi siete neanche presentati, non avete dato un documento di identificazione, non avete fatto niente, vi siete presentati con le armi e... Neanche dottor Rina, neanche dottor Rina avete fatto un casino del genere. Neanche dottor Rina. Vergogna. Andate pure, andate, 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 andate. Tanto non sapete dove andate. Adesso vanno finalmente, adesso va perché Valanzasca non l'hanno trovato. No, dottor Rina neanche. Andate bravi, in pace, bravi, andate bravi. In pace. E i vigili anche, andate in pace, andate a fanculo. Brava. Avete visto la mia diretta? L'avete vista la mia diretta? Non sono esaurita, non sono pazza, non sono pazza, ma io difendo il lavoro, la libertà, brava, la libertà, la maschera non la uso, il green card ve lo piccate nel culo, coglioni. Sì! Mi ci pulisco il culo, se mai. Devo che si smossa. Dio che bastardi. Sono andati via perché ha finito il servizio, sette. No? Sette. Adesso alle 7 finisco. Almeno si fa a serarlo. Ah sì, porco Dio. Vabbè, smosso.